Il vice sindaco Filippone e gli assessori De Jesu e Lieto hanno incontrato questa mattina in piazza Municipio circa 180 studenti dell'Istituto per Geometri Porzio della Porta, che hanno realizzato due importanti progetti nell'ambito dei loro percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Si tratta di due contributi, da un lato per il catasto del verde urbano all'interno di 6 edifici scolastici e dall'altro per la mappatura di oltre 1000 passi carrai presenti nella zona di Via Foria e di Via San Domenico. Loro imparano un'attività, acquisiscono il concetto per esempio di uso del suolo pubblico, imparano a usare la tecnologia in maniera intelligente e l'attività che loro compiono poi viene restituita in un database open source che è di grande utilità per la città e di grande utilità per l'amministrazione. Quindi mai come in questo caso è una idea molto felice, perché è un processo di apprendimento ed è un processo di uso e di utilità collettiva. Questi progetti, che per adesso sono molto interessato al monitoraggio dei passi carrai, perché c'è una potenziale grande capacità di entrate da questo punto di vista. Voglio coinvolgere in un progetto per i sopralluoghi sui beni confiscati, altro punto delicato dove noi abbiamo bisogno della loro competenza, della loro energia, della loro capacità professionale sotto il coordinamento dei tutor, per darci una mano nel monitorare i beni confiscati che poi devono essere messi a bando per offrirli a una funzione sociale. Allora, sì, è concluso con questa bellissima manifestazione corale. È stato bello avere qua a Palazzo San Giacomo 180 studenti dell'Istituto Tecnico della Porta Porzio. Loro hanno realizzato un PCTO, cioè un percorso formativo molto legato alle loro competenze professionali, tecniche, e lo abbiamo fatto con una convenzione, questa volta formale, tra amministrazione comunale e istituto tecnico della Porta Porzio. Questo progetto ha visto insieme i professori della scuola, la consulenza tecnica, il supporto tecnico del nostro tecnico architetto Mauro Forte, che devo dire ha veramente vissuto con grande entusiasmo questa iniziativa, e sono già nate altre idee per la prosecuzione del PCTO con questa scuola, che veramente ormai rappresenta un indirizzo molto raro sul territorio cittadino. È l'unico istituto che diploma, diciamo così, tecnici che hanno questo tipo di competenze, e queste competenze, ripeto, sono indispensabili, hanno un forte impatto di utilità pubblica, quindi veramente una bellissima cosa.